Ben ritrovati a Zoom, 38esima e ultima puntata, l'occasione per andare a scoprire un settore di cui non abbiamo mai trattato quest'anno, perché una trasmissione sportiva c'è, però avevamo voglia anche noi di andare a sentire il fremito dello sport in occasione della fine della trasmissione sportiva. E lo facciamo parlando dell'Hockey Bolzano, lo facciamo con due giornalisti che non hanno bisogno di tante presentazioni, sia per il pubblico di Video 33 sia per il pubblico dell'Hockey, che sono Michele Bolognini e Thomas Laconi, che ringrazio di essere venuti qua. Buonasera. Buonasera a tutti. E cerchiamo di analizzare questa passione che sta passando un momento un po' turbolento. Michele, parto da te, faccio a fare un riassunto un po' di quello che sta accadendo, di quello che non sta accadendo lì dentro, all'interno dell'Hockey Bolzano. Sì, tu parlavi del passato, presente e futuro. Esatto, un sacco di roba ho detto. Però. Sull'ultima, sì, sull'ultima parte, qualche punto di è domanda, quello il problema, ce l'abbiamo e neanche piccolo, perché oggettivamente... si dice che ogni estate Knoll, l'amministratore delegato del Bolzano, fa le sue uscite sui media per, tra virgolette, esatto, piangendo merenda, per cercare di smuovere le acque, trovare qualche sponsor in più, qualche battere via, il piattino. Esatto, anche davanti alle istituzioni. In parte è vero, l'altra cosa vera purtroppo è che la situazione critica come è in questo momento non l'è mai stata. Nel senso che questo Bolzano, perché c'è una carenza di, credo, di liquidità abbastanza allarmante, sì, all'interno della società. La montagna di debiti che si era formata negli anni precedenti e che con l'ingresso in Ebel non si è ridotta, o almeno non si è ridotta quanto la società quanto sperava. Costa una stagione in Ebel? Costa attorno ai 2 milioni di euro. Il Bolzano, tra l'altro, lo scorso anno ha avuto anche la sfortuna, tra virgolette, di avere la Champions League, e sì, quello ha costretto la società a partire prima rispetto, sì, a quello che era abituata, a partire male, ovviamente, quando non sei abituato a partire presto, parti male di solito, e comunque ha portato dei costi anche di trasferte. Pensiamo solamente a portare una squadra di 20-25 persone in Finlandia, in Svezia, quanto costa il trasporto dell'attrezzatura. Certo, è una stagione di hockey, l'hockey è uno sport che costa tanto e che ha dei ritorni in città, perché oggettivamente la risposta del pubblico di Bolzano forse negli ultimi 20 anni non è mai stata così forte come ora. Però il fatto che la congiuntura economica non sia delle migliori, sicuramente anche le aziende personali di Knoll non vanno bene come andavano bene 10 anni fa, rende il tutto più complicato. L'altra cosa complicata è che il Bolzano è Dieter Knoll, punto. Sì, e basta. Questo è il grosso problema. Cioè, una volta che cade lui, cade il Bolzano. Thomas, quanto è bollente questa patata? Nel senso, costa 2 milioni di euro fare la Ebel. Quanti ce n'è in cassa? Secondo te? In questo momento, secondo me, c'è 1 milione. La metà manca, diciamo, un milione. Sicuro. Manca 1 milione, magari nel frattempo, negli ultimi 10-15 giorni, qualche passo in avanti l'hanno fatto, però allo stato dell'arte di una settimana fa mancava 1 milione. E quindi non è poco. Manca il 50%. Si può iniziare la stagione senza il 50% del bilancio? È molto difficile, perché a Knoll è stato consigliato di non farlo, perché... Bisogna iniziare la stagione, bisognerebbe cercare di iniziare la stagione con liquidità, con le idee chiare e con questi soldi che in questo momento mancano. Ho sentito delle risposte da parte delle istituzioni, bisogna dare merito al sindaco Spagnolli, anche dopo le elezioni, di averci messo la faccia, di aver affrontato il problema dell'Hockey Club Bolzano, bisogna dare merito anche al presidente Compacer, che comunque sta cercando di lavorare, presidente della provincia Compacer, sta cercando di lavorare per salvare il Bolzano. Mi dispiace, perché a parte i fedelissimi e i tifosi della curva nemici, in città non si parla tanto di una realtà come quella del Bolzano, che quest'anno più che mai rischia di sparire. È un problema molto grosso. Non so come andrà a finire, non sono molto fiducioso, perché obiettivamente quest'anno la situazione è grave. Ci penso, stiamo mostrando una foto di Piazza Walter. Tra l'altro, questa non avevano ancora vinto la Ebel, se non sbaglio. Era già vinta? Sì, era il giorno dopo. Ho dei ricordi abbastanza annebbiati di quelle giornate. Non so se era prima della Salisburgo o dopo. La festa in piazza. Tu dici non se ne parla tanto in città. Perché? Perché c'è questa identificazione in un unico corpo dell'HCB con Knoll, per cui se la risolva lui?
No, anche. Secondo me perché ad esempio partendo da una serata come questa Bolzano ha dimostrato di non avere una grande programmazione, perché con una serata come questa, dopo che vinci un titolo Ebel riempendo Piazza Walter, devi pensare subito al futuro e al presente. Faccio un esempio, pensi di vendere delle magliette a un prezzo basso in una serata come questa con l'effigie campioni Ebel 2013-2014, è già un qualcosa che ti entra in cassa. Provi a fare promozione offrendo degli abbonamenti a prezzo ribassato, lì coinvolgi le persone e dimostri di avere un progetto. Knoll va lodato perché in questi anni ha tenuto in piedi la baracca dell'Hockey Club Bolzano, ha dato anima e corpo, ha messo soldi, il problema è che non ha coinvolto altre realtà e che ha deciso che il prodotto, il giocattolo era solamente suo. E questo è un problema molto grosso, perché quando un imprenditore si dedica anima e corpo verso una società, però non coinvolge gli altri, ci mette il suo patrimonio personale, la sua passione, ma se non porti progetti a lungo termine, quando finisce la liquidità, quando inizia a avere problemi, rimani solo e una volta che cadi non ti rialzi più. Si è parlato di un brivido Benko, vari imprenditori. C'hanno salta provato. Fuori su tutto, no? Ci hanno provato, sì, Benko è la panacea di tutti i mali. In realtà a me risulta che lui non abbia molta intenzione di investire nello sport. Non credo, no. Non credo. Da quello che so è un settore che non rientra, diciamo, nel loro target, certo. Esattamente, quindi difficilmente. È chiaro che in questo momento viene vista un po' come la gallina dalle uova d'oro, cercare di... Va tutti lì a mungere. Esatto, quella è la mucca allora. Sì, ma anche la gallina, vabbè. Uova da mungere la gallina. Bisogna dar merito da questo punto di vista, Alan, che sì, un imprenditore come Podini, una famiglia come quella dei Podini, in un'intervista rilasciata da Michele abbia messo la faccia dicendo noi non siamo interessati a investire sull'Hockey Club Bolzano, dimostrando comunque di volerci mettere la faccia. Il problema è che un imprenditore come Podini farebbe molto comodo a Bolzano. Il problema è che Knoll in questi anni non ha mai creato quelle prospettive o quelle intenzioni serie e concrete di coinvolgere altri imprenditori dando qualcosa in cambio. Il problema, sì, problema è molto grosso. Questo sicuramente è una faccia del problema, nel senso ma che adesso che il re è nudo, cioè si può, ecco, collaborare, cioè è costretto a collaborare in questo momento. Secondo me lui volente o nolente è costretto, cioè se qualcuno si presenta da lui tra l'altro lo ha dichiarato ai giornali, io sono pronto in ogni momento a farmi da parte. Sì, questo l'ha fatto spesso però. L'ha fatto spesso, però in questo momento secondo me se qualcuno si presenta, bussa alla porta, lui non può più tirarsi indietro. Il problema è, Thomas parlava ad esempio di Podini, il quale ha detto no, non sono interessato, magari anche una strategia per prendere tempo, vedere se capire anche cosa significa entrare in una società che finanziariamente non è messa bene, che certezze ho che i debiti accumulati poi non mi ricascano addosso. E comunque se Podini dice ok, entro, prendo in mano il Bolzano, siamo al 10 giugno, quanto è alta? 2 milioni di euro è difficile, sì, per una persona sola, cioè il problema è l'uomo solo al comando nel 2015 in una città come Bolzano credo che non possa più funzionare. In una, voglio dire, finché in una città di paese con un budget da 200-300-400 mila euro l'imprenditore che arriva, per il bene del esatto, per ma quanto è alta l'asta dell'investimento nell'Hockey Bolzano? Cioè ci si può pensare di fare dei soldi? No, io non credo. Non credo che nello sport in generale si possa pensare di guadagnare, tantomeno uno sport tra virgolette minore come l'hockey, anche se di fatto per noi altoatesini è lo sport di squadra nazionale, tra virgolette, quantomeno provinciale. Però secondo me vorrei provincia questa identificazione non ho parlato, potevo dire anche dire che era lo sport dell'Euregio, però magari non andava benissimo. Mi mostro una foto mi ha fatto perdere il filo, sì, infatti ho detto mi mostro una foto perché non so più cosa dire. Che è naturalmente è nuovissima, questa è di ieri, di Oberau con Knoll. Non tanto loro due cosa stanno presentando lì, ma si è parlato Thomas anche dell'inserimento di vecchie glorie, diciamo, all'interno della società che potessero dare una mano. Oberau chiaramente sappiamo che comunque gli investimenti li potrebbe fare in questo senso. Secondo te è una via plausibile e a che condizioni? Potrebbe essere una via plausibile. Il problema è che Oberau, quando è entrato nel direttivo del Bolzano era vicepresidente, di fatto è stato messo alla porta. Quindi uno non può dimenticare
quanto successo in passato, anche se sappiamo che Oberhauch è, oltre ad essere un uomo di sport, un grande ex capitano del Bolzano, uno dei migliori di sempre, ha sempre a cuore comunque le vicende dell'Hockey Club Bolzano. Problema però, Alan, sembrerò ripetitivo, è che in questi anni Knoll, diciamo che si è fatto un po' terra bruciata, perché ha deciso che il giocattolo era suo e doveva essere gestito da solo. Questo è un problema molto grosso, perché tutte le estati ci siamo ritrovati a sentire parlare del Bolzano, con Knoll che andava a cercare finanziamenti in giro, a bussare alla porta degli imprenditori. Agli imprenditori, se vuoi dei soldi, devi proporre qualcosa. Non puoi pretendere ogni anno di bussare alla porta del sindaco Spagnolo o del presidente Compaccia semplicemente chiedendo soldi perché vogliamo andare avanti. Hai bisogno di proporre qualcosa. Secondo me, anche nel rapporto tra un dirigente sportivo e un imprenditore, tu mi puoi dare una mano, io in cambio ti offro qualcosa. Questo avviene nelle società professionistiche, avviene nelle altre società della Ebel. Non si può pretendere di andare a un imprenditore, bussare alla porta, chiedere: mi puoi dare 200-300 mila euro, mi puoi sponsorizzare la squadra, mi faresti un grosso favore. Tu in cambio qualcosa devi dare, e per dare qualcosa ci vuole una struttura marketing che non c'è, e se non hai una struttura professionale in un campionato come la Ebel, puoi andare avanti un anno, due anni. Però poi questo era il modo, questo è il modo superandi che funzionava 20 anni fa, sì. 30 anni fa, sì, adesso, sì. Adesso non può più funzionare. Esatto, un modo superandi invece come quello di Salisburgo, in cui arriva la Red Bull, dice: io piazzo i soldi ma faccio tutto io, cioè la squadra ha il mio naming rights, me la gestisco tutto io. È pensabile in Italia, cioè praticamente è uno sponsor che è uno dentro l'altro con la squadra. Mm-hmm. In Italia. Ma se arriva qualcuno, no? Se arriva qualcuno con i soldi, secondo me difficilmente gli chiudono la porta. Dipende da cosa chiede, però. Cosa chiede, esatto. Sai, magari comincia a dire: ma la maglia biancorossa, a me il biancorosso non mi piace, facciamola verde. Comincia già a crearsi un po' di antipatie, cosa che peraltro succede tipo alla Red Bull, anche a Salisburgo nel calcio. Sì, sì. No? Sì. Hanno una squadra... che va anche a giocare alle coppe europee, che però in realtà non ha il tifo del pubblico di Salisburgo. Mm-hmm. Il pubblico, quello diciamo storico della squadra di Salisburgo, segue la seconda squadra, che gioca credo nella tipo Serie C austriaca, con 2-3 mila persone allo stadio. Alcuni tifosi sono addirittura venuti a tifare per il Bolzano all'epoca delle finali. Guarda, delle... Il discorso, se un imprenditore ci guadagna investendo nell'hockey, in Ebel nessuna squadra chiude, immagino, l'anno in attivo, però hanno molte entrate a livello di merchandising, di marketing, e i VIP vengono trattati in una certa maniera, come pagano tantissimi soldi, però hanno un grande servizio, investono e nella VIP room discutono di affari. E questo è un benefit per le società molto importante, nel senso, immagino che anche a Fila, che a Klagenfurt non chiudano l'anno in attivo, però l'hockey viene gestito in maniera professionale, perché ci sono dei dipendenti, ci sono dei settori che vengono curati quotidianamente da gente che fa questo di professione. Non essere riusciti a sfruttare l'onda lunga nel 2007, quando il Bolzano ha rivinto lo scudetto, comunque hanno riempito il pallaonda nelle finali, e anche lì quell'onda non l'hanno sfruttata. Lo scorso anno con la Ebel, quest'onda dal punto di vista del pubblico l'hanno sfruttata, perché ha funzionato, ma dal punto di vista dell'incasso, quello vero, quello degli sponsor, non ha funzionato. Perché? Perché non c'è una struttura di una società moderna. Lì, in quel momento lì, se ne parlò anche con il Neruda, poi ne parliamo, per la pallavolo, quando c'è quella botta lì di onda, di entusiasmo, cosa deve fare una società? Cioè, cercare di cavalcarla. È lì che bisogna andare dall'azienda e dirgli: noi siamo questo, abbiamo un pallavolo con 8.000 persone. Guardate cosa siamo, cosa abbiamo fatto. Cioè, lo scorso e non anno, si è fatto questo? No, cioè, per dire, il Bolzano, il Bolzano non ha mai prodotto una maglietta con scritto celebrativa. Siamo celebrativa, cioè le magliette che girano, che si vendono, sono quelle fatte dai tifosi. Non può andare, no? Se tu dopo una serata come quella... Non è quello che ti cambia la vita dal punto di vista finanziario, non sono quei 10-20 mila... Però se uno sponsor vede che invece c'è... Esatto, è un biglietto alla visita. Se tu dopo una serata come quella, Alan, la serata della festa del Trionfo Ebel, propone alla gente la serata stessa degli abbonamenti a prezzo agevolato a scatola chiusa, nell'orgasmo immagino che non riuscirai a tirare su 2.000 o 3.000 abbonamenti, magari 1.000, però poi cosa ti ritrovi in cassa? 40, 50, 60 mila euro? Hai ossigeno. Se vendi delle magliette a 5 euro in una serata come quella,
se proponevi delle magliette al prezzo di 5 euro, quante persone compravano quella maglietta? Tante. Cosa mettevi in cassa? 20-30 mila euro? Se parti da una base di partenza di 80, 90, 100 mila euro è qualcosa. Bolzano ogni anno parte da zero perché ricomincia da zero. E perché? Perché non c'è una struttura. Quell'onda non è stata cavalcata, è stato un gravissimo errore. Non esiste uno sport in Italia dove dopo un trionfo l'anno successivo una squadra, e lui è testimone, ma lo sono testimoni tutti, riesce a organizzare un roster giusto in tempo per partire per la Champions League. Non esiste proprio. Secondo me è proprio questione di organizzazione, è stato un suicidio e quest'anno secondo me Knolla sta pagando i prezzi degli errori perpetrati lo scorso anno, ovvero non cavalcare l'onda e negli anni prima. Va bene, noi ci fermiamo un secondo per la pubblicità, poi torniamo e proviamo ad allargare un pelo il discorso. Una passione travolgente, l'hockey a Bolzano lo è stato spesso, ma chiaramente è una passione che nasce poi dallo sport, no? Da quello che succede in campo. Leggevo che una delle amarezze normale dei tifosi è vedere una squadra che cambia tantissimo da un anno all'altro, e questo succedeva di meno qualche anno fa, sia per come è fatto il mercato, sia anche per come girano i soldi. Quanto incide questo sull'affezione del pubblico? Sicuramente qualcosa incide, perché il pubblico si identifica nei giocatori, al di là dei giocatori locali, che sono parte importante della squadra, ma anche gli stranieri. Cioè, a Bolzano c'è la storia Vostrikov, Maslenikov, Rosati, Zarillo, Pasini. Quei giocatori sono rimasti 2, 3, 4 anni. Attualmente, con le risorse che ha il Bolzano, non è possibile. I tifosi si lamentano, ma hanno lasciato andare via Panse, Schofield. Sì. Però non potevano fare nient'altro, perché trovi squadre che offrono il doppio, ma no, non è una metà, proprio esattamente il doppio dell'ingaggio che prendono qua. Il Bolzano non può starci dietro, anche perché per il doppio di giocatori ne trova due, facendo un buon lavoro di scouting, e su questo Dieter Knoll giù il cappello, perché Beh, è sempre l'anno in Ebel è stata la sublimazione, no, di questo. Assolutamente. Dei giocatori che non erano no name, notissimi di categoria, che poi sono andati a vincere. E hanno strappato contratti faronici in giro per la Ebel, in giro per l'Europa. Poi qualcuno magari rischia di tornare, come gli allenatori, quando non va benissimo. Com'è stato quell'anno lì dopo per loro, per i protagonisti della Ebel, dal punto di vista sportivo? Pichet ha continuato sulla sua onda positiva. Gli altri non benissimo. Stromberg è andato abbastanza male. Stromberg e Laconi è un giocatore a cui è particolarmente legato. Perché ha una fidanzata molto simpatica. Benissimo, immagino. Solo per quello. Sì, ma infatti tendevo ben quello. Io non volevo sapere se Pichet era sull'onda positiva. Ma no, insomma. Ma Pichet però è diventato single nel frattempo. Dare questa notizia. Sì. Benissimo. Ma vi faccio vedere un'altra fotografia, e qua andiamo un po' sull'ambizioso, perché queste sono le finali di Stanley Cup, che si stanno noiosissime, ma balla pazzesca, si stanno giocando negli Stati Uniti, tra i Chicago Blackhawks e i Tampa Bay Lightning. Ora non vi chiedo per chi ti fate, anche perché di Thomas lo so, di te beh, è facile, sì. È facile, dai, ma sì, secondo me è Chicago. Okay. In cui c'è Hjalmarsson anche, che sì, conosciamo. Esatto. Ma vi chiedo, è chiaro che l'esempio dell'NHL non è paragonabile alla realtà di Bolzano, ma che cosa di quei campionati lì, dove l'hockey chiaramente è al massimo livello, si può pensare di portare anche nel piccolo a Bolzano per fare un passo in avanti dal punto di vista dello spettacolo, dal punto di vista della tecnica, della gestione anche delle squadre, posto che la struttura è completamente diversa. Stiamo parlando di due mondi realmente diversi, però il marchio. Cioè, l'Hockey Club Bolzano è un marchio che in Alto Adige ha un impatto che non è come hanno i Chicago Blackhawks in America, però l'Hockey Club Bolzano è un marchio, HCB è un marchio che dovrebbe essere sfruttato meglio.
con magari anche un logo un po' più carino e sfruttando anche la storia che c'è dietro, perché le franchigie della NHL si dividono un pochino tra quelle che sfruttano la storia, no? Sì. Chicago, le Original Six, Chicago, Toronto e le nuove invece tipo Tampa, che invece sì, magari hanno anche delle cose, dei loghi anche stilisticamente magari rivedibili anche, però sfruttare la storia del Bolzano, sono 80 anni di storia, sono nel mondo, se vai in Europa e trovi un tifoso di hockey cieco, sì, dici hockey Italia, Bolzano. Ah, ecco. E il marchio da noi, a parte che è cambiato parecchio, ma viene sfruttato poco, cioè per dire, i Blackhawks ci marchiano tutto, cioè persino le lenzuola, ci sono persino i sexy toys dei Blackhawks, sempre per rimanere in terra. Non li ha portati. È la squadra della National Hockey League che ha il fatturato più alto a livello di merchandising. Però ad esempio tutte le squadre, questo lo dico per chi non lo segue, della National Hockey League, ma anche della NBA, non hanno lo sponsor sulla maglia, cioè non esiste che ci sia uno sponsor sulla maglia, a parte il logo della NHL. Lì c'è il grande proprietario che investe tantissimo, però lì si parla di sport, però lì è soprattutto business, anche, business eh? Perché sì, significa riempire i palazzi, vendere quantità industriali di magliette, aprire negozi, shop, fare delle promozioni, avvicinare i giocatori ai tifosi con delle iniziative, portando anche i tifosi nei luoghi dove le persone stanno male, per far capire che comunque lo sport è vicino anche a realtà difficile come gli ospedali. Però secondo me bisogna avvicinare di più la gente allo sport. Faccio un esempio non lontanissimo come Chicago, Vienna. Vienna, io ho parlato con l'anno scorso, anche se era a Vienna, ogni tanto chiacchieravo con Tom Pockel, sì, e mi diceva la grande differenza, io qua a Bolzano facevo 20 ore al giorno l'allenatore di hockey, lì lo posso fare 6, 7, 8 ore al giorno, il resto ho una miriade di appuntamenti, abbiamo la cena dallo sponsor, abbiamo la visita all'ospedale, abbiamo l'incontro con l'altro sponsor, devo andare a fare una relazione in una scuola, andare ad allenare i ragazzini. Quindi si apre alla città. Alla città, diciamo. È quello che manca, un po' perché la struttura, diciamo che il Palaonda non è che agevola tantissimo per la localizzazione, è tutto lontana. Noi bolzanini siamo un po' comodi, però è chiaro che per una città come Bolzano non aiuta tantissimo, però si potrebbe fare molto di più e lo puoi fare se hai una struttura dietro. È chiaro che se hai due persone in ufficio che si occupano di tutto, non puoi chiedergli la luna. Ti faccio vedere l'ultima fotografia e usciamo dall'hockey, entriamo in un altro sport, un po' personalistico. Dove è Alan? Qua in mezzo, è imbucato lì sotto. Al di là di me... Non voglio sapere dove, no, però. Questa è il Neruda, che è appena stato promosso in A1, probabilmente farà il campionato di A1, ma ha lo stesso identico problema, cioè con le sue dimensioni, non trova un milione di euro pieno per fare il massimo campionato, e significa che la città in qualche modo non ha risposto a questo, sia per quanto riguarda la società, sia per quanto riguarda la città. Sta andando via i pezzi forti, è andato via il direttore generale Luca Porzio, il capitano, la Valeria Papa ha firmato per Busto Arsizio. È un brutto segnale. Bruttissimo segnale. Bolzano all'Alto Adige è una città di sportivi, nel senso che andiamo a lavorare in bicicletta, che ci divertiamo a fare sport, facciamo le camminate in montagna, partecipiamo a manifestazioni, ci sono manifestazioni importanti come la Maratona delle Dolomiti, insomma le grandi manifestazioni di una giornata. Andiamo a giocare a calcio, a calcetto. Il problema è che secondo me manca veramente la cultura dello sport in questa città, perché relativamente... La cultura dello sport di eccellenza. Di eccellenza. Ma non solo, al di là del pubblico, secondo me è proprio una questione economica, cioè gli sponsor, anche gli sponsor tra virgolette non istituzionali, ma di fatto istituzionali, come può essere la Forst, come può essere, c'erano adesso meno, la Wirt, Sell, AE, Aspiag, hanno una politica che è rimasta un pochino indietro, è rimasta a quello che si poteva fare 10 anni fa, ovvero la politica a pioggia. Diamo un po' a tutti così nessuno se ne ha male. Però qual è il problema? È che poi quando hai una realtà veramente di eccellenza che ha bisogno di un sostegno forte e ti dicono, io più di così non posso darti. A Trento il basket, Dolomiti Energia,
Sì. È lo sponsor principale a Innsbruck, Tiroler Wasserkraft, che è la nostra SEL, esatto. Da 1 milione di euro alla scuola di hockey. Fa una bella differenza. Ma è anche complesso a volte tornare dagli sponsor storici e cominciare a dire sì, vengo ancora incontro a voi con un budget che ha cresciuto, anche se siete passati in questo caso dalla 2 alla 1, dal campionato italiano alla Ebel, perché il salto c'è stato. Anche qui è difficile poi convincerli. Sì, perché poi dicono, se le altre società sanno che io do di più a te, poi vengono... a chiedere di più a me, questo è un po' il problema. Secondo me anche il problema è che bisogna creare delle strutture professionali nella pallamano, nella pallavolo. Quanta gente, quanti sponsor sanno che Nerudo in Serie A1 avrebbe una visibilità clamorosa a livello di giornali, Gazzetta dello Sport, una pagina di giornale nel classico giornata di lunedì, televisione. Quanta gente sa che cosa vuol dire fare marketing e merchandising in una società di Serie A femminile di volley? Io ho visto una brochure di una nota squadra di volley di A1, sono rimasto sconvolto. Sì. Una brochure di 25 pagine dedicate allo sponsor, dove vengono presentate tutte le varie aree, tutti i vari servizi da dare agli sponsor. È qualcosa di clamoroso, però significa... E lo fa Conegliano, certo. Che ha 3 milioni e mezzo di budget. Che cosa significa? Che ci sono gli imprenditori che investono, ok, ma che ci sono anche gli sponsor. E gli sponsor vanno concolati, come? Con la programmazione e le strutture giuste, ovvero strutture adeguate a quella che è la situazione. È quasi incredibile pensare che in Neruda faccia ancora fatica a dare certezze sul suo futuro. Noi non so se riusciremo a fare la Serie 1, mi auguro di sì. È incredibile se pensiamo a un campionato come la 1 femminile di volley, che ha una visibilità. Qualche anno fa, sempre pallavolo, ma quella maschile era arrivata a due palle dalla Serie 1. Contro Vibo Valencia. Esatto, contro Vibo Valencia. E l'anno dopo è scomparsa nel silenzio più totale. In generale anche questa tradizione, ma chiaro, anche per il Neruda il problema è trovare il problema che ha il surplus dell'hockey, probabilmente, per cui c'è il Bolzanino che si affeziona al momento di boom vittoria, e poi invece anche nell'hockey rimane lo zoccolo duro che comunque è uno zoccolo duro, è diventato uno zoccolo duro passando dalla Serie A alla Ebel, bello sostanzioso, perché siamo sulle 2.000-2.500 persone, lo zoccolo duro, che non è poco per una realtà come Bolzano. Forse, secondo me, Aran, bisognerebbe anche cercare di coinvolgere di più la città, perché Neruda è stato promosso in Serie 1, però 2-3 giorni dopo non ne parlava più nessuno. La Pallamano in Loacca ha vinto... La Pallamano ha vinto il titolo italiano, campione d'Italia, il giorno dopo chi parlava di Pallamano? Nessuno. Questa il Südtirol è colpa nostra, perché manca la cultura sportiva. Il Südtirol è secondo o terzo in classifica, porta più gente del solito allo stadio, 1.000-1.200 persone, gioca male, magari fa fatica come quest'anno, allo stadio ci vanno 300-400 persone. Questo è un discorso che magari non riguarda l'hockey su ghiaccio, perché comunque lo zoccolo duro di 2.000-2.300 spettatori c'è. Il problema è che da noi abbiamo a che fare con una città molto esigente, molto fredda, dove la gente si affeziona, vuole esserci quando c'è il grande avvenimento, ovvero la festa, promozione o la finale scudetto, durante l'anno latita, e poi quando arriva il grande avvenimento e tutti non vedono l'ora di andare per esserci e dire anche io sono un tifoso. E mi viene da dire che paga anche la realtà altoatesina, nel senso che Bolzano difficilmente pesca tifosi, al di là dell'hockey, per le rivalità, ma anche gli sport che si giocano a Bolzano difficilmente va a pescare i tifosi dai paesi, al di là di Laives, fa molta fatica. Mentre se vai in altre realtà, anche in Austria, la realtà di riferimento di tutto il territorio. E qua è più difficile. Fa molta difficoltà. Lo so calcio, anche se si chiama FC Südtirol ed è la realtà territoriale di riferimento, in realtà portare via i tifosi dalla squadra del proprio paese... È difficile. Va bene, allora mantenete la passione costante, non solo occasionale, che va sempre bene per tutto. Io ringrazio Michele Bolognini, ringrazio Thomas Lacani per essere stati con noi. Grazie a voi. Grazie ringrazio tutti voi per averci seguito in queste puntate. Ringrazio il mio regista Michele Oberschmidt, a cui ho tagliato un po' di minuti ogni volta, praticamente abbiamo fatto una trasmissione in più. Ringrazio alle camere Paolo Goldin, Manuela Maiorano, che hanno portato la mia faccia e quella degli ospiti a casa vostra, e non so se sia un gran bene. Poi ringrazio Mauro Keller, il nostro direttore, per avermi dato l'opportunità di seguirvi, la mia consulente personale a casa che mi dà una mano ogni tanto, e noi probabilmente la prossima stagione ci rivedremo qua, chissà. Intanto vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.